Allora, intro un po' particolare, ciao a tutti, iniziamo a parlare dei libri che voglio leggere. Questo qui è il primo libro, l'avevo comprato per una mia amica, ma lei mi ha detto ce l'ha, ce l'ho già, non mi interessa, l'ho già letto, ho visto il film, non mi piace, quindi boh, non gli ho neanche detto avevo comprato questo libro per te. Però quando mi ha detto ah, ce l'ho già visto, non mi interessa, ho sprecato i soldi praticamente, ma non sono mai soldi sprecati perché se non lo legge lei lo leggo io. E quindi parliamo di questo. Allora, Brooklyn, Bompiani. Da questo romanzo il film per la regia di John Crowley e la sceneggiatura di Nick Hornby, Brooklyn Colm Tóibín. Non mi ricordo bene di cosa parlasse questo libro perché non l'ho mai letto, ma dalla mia amica mi sembra che mi avesse parlato di questo libro che parlava di una ragazza che studia a Londra. O a Londra o in America, o lei è di Londra e va a vivere in America perché Brooklyn è in America, non è a Londra, quindi ok. Allora, Brooklyn, non è facile trovare lavoro a Enniscorthy, una cittadina nel sud-est dell'Irlanda. Ah, no, ecco, ho detto delle cavolate, né Londra, né New York, né niente, Irlanda. Questa mia amica è andata nell'Irlanda. È andata in Irlanda e io le ho comprato il libro, ma lei poi mi ha detto, l'avevo già visto, l'avevo già letto, non mi interessa, me lo tengo io, lo voglio leggere, ma non l'ho ancora letto. I primi anni 50 sembrano seminare solo insoddisfazione e desiderio per un benessere che non c'è, neppure all'orizzonte. L'incontro con Tony, un ragazzo da mare, farà del sogno una reale possibilità che cambierà la sua vita, forse per sempre. Sembra interessante, quindi lo leggerò, poi ve ne parlerò, se vi interessa. Prima che lo leggo tutto ci va un po' perché è un bel malloppo, ma se è interessante lo leggo, se non è interessante faccio fatica a finirlo. Poi ho comprato questo qui, sempre sotto, perché volevo regalarlo, ma a due persone lo volevo regalare, nel senso che una ce l'ha già e quindi non volevo regalarlo, perché se ce l'ha già è inutile che glielo regalo. Gliel'ho chiesto a un'altra persona della mia famiglia e ce l'aveva anche lui, ne aveva tre o quattro dei libri di questo scrittore, di questo tecnico, di questo tecnologico, di questa persona tecnologica, di questo inventore, chiamatelo come volete, scienziato, pazzo, folle, non lo so come volete chiamarlo. Comunque, questo libro qui lo volevo regalare a due persone, ma entrambe avevano già questo libro, avevano già altri libri suoi e quindi me lo tengo io, lo leggo io, visto che ho anche delle cose io, una cosa che non funziona più perché ha 20 anni, di questo inventore, di quest'uomo. Di chi si parla? Di questo qui. Steve Jobs di Walter Isaacson, Oscar Absolute Mondadori. Questo qui 16 euro è costato ed è un bel malloppo pure questo e ha delle belle immagini in bianco e nero. Almeno qualche immagine c'è perché a me i libri senza tante immagini non mi piacciono. Se non è che mi interessa la trama, se non ci sono foto è un po' noioso, cioè certi libri se non hanno le immagini, nel senso alcuni libri anche senza immagini, se mi interessa la trama, li leggo tutto d'un fiato, li finisco e mi piacciono e boh. Se invece certi libri senza immagini sono noiosi, con le immagini sono meno noiosi. Invece, se non ci sono immagini, ma solo discussioni, discorsi così, dopo un po' mi annoio se non mi interessa la trama, se non mi piace chi l'ha scritto, eccetera. Questo qui volevo regalarlo a mio padre, ma lui mi ha detto: li ho già tutti e tre, e lui ha un sacco di cose della Mac, della Apple, di Steve Jobs, eccetera. Lo adoro, lo adora. Gli ho anche comprato un quadretto dove c'era scritto: siete affamati, siete folli. E mi ha detto appunto che lo voleva, al self, gliel'ho comprato io prima di Natale, dopo, eccetera, vabbè, ok? Lo sapete, nei vlog l'ho già detto. Questo libro volevo regalarglielo, ho detto magari non ce l'ha, però io per fare i regali, stupida, non gli ho chiesto, ce l'hai già il libro? Lui, parlando, mi ha detto, sai che il libro di Steve Jobs ne ho tutti e tre, forse quattro, non so quanti ne ha fatti, e quindi me lo tengo io. Non sono mai soldi sprecati perché io leggo ogni tanto, voglio ricominciare a leggere perché sono anni che non leggo più. Dall'anno scorso, quindi un anno, voglio ricominciare a leggere. Questo qui è un bel malloppo, ma visto che ho un computer anch'io regalato da mio padre a 17-18 anni, adesso non funziona più, quindi vabbè, potrei anche buttarlo via, ma costa, quindi me lo tengo finché non brucia, non salta in aria. Speriamo che nessuno me lo rubi. State a casa vostra, perché quando dico ho una cosa costosa, oppure che vengano a rubarmela. Quindi state a casa vostra che tanto non funziona e poi non sono l'unica ad avere il Mac. Comunque ho un computer e quindi Steve Jobs mi piace. Leggerò volentieri questo libro. Se voi ce l'avete ve lo consiglio. Leggetelo anche voi, ok? Voilà. Poi due libri un po' più interessanti. Ecco, gli altri sì sono più, soprattutto quello di Steve Jobs è più psicologico e più la sua vita, ecco, secondo me. Proprio Steve Jobs, lui come è nato, cosa fa, la sua filosofia, eccetera. E l'altro, Brooklyn, se non vai,
Se non vai in Irlanda, secondo me non capisci bene la storia. Non lo so se voi l'avete letto quel libro, né uno né l'altro. In quei due libri che vi ho fatto vedere, non so se li avete letti. Comunque ve ne parlerò se volete brevemente quando li leggerò. Ho anche letto L'Alchimista di Paolo Coelho, ma non so se vi interessa una breve recensione a modo mio, perché anche Gaia e altre persone l'hanno letto. Ciao Gaia! Iaia, mi sembra si chiami, o il canale di Gaia o Iaia di Gaia, qualcosa del genere. Ha letto anche lei questo libro e ha un canale, quindi seguitela. Ciao Gaia, un bacione, voglio vederti dal vivo perché parliamo tanto su Facebook, su WhatsApp, dappertutto, e quindi voglio vederti dal vivo. Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questo qui è il libro. Carino, non mi ha fatto impazzire, sinceramente. Ne ho letti 4-5 capitoli, poi mi sono bloccata, devo essere sincera, infatti, vedete. Ne ho letti pochi di capitoli, non l'ho proprio finito, quindi cerco di finirlo, ma non è che mi ha fatto proprio impazzire, ecco, non mi ha attirato. È un po' una cosa psicologica, è un po' una cosa, come si dice? È un po' una cosa, non di chiesa, ma comunque una cosa, spirituale, ecco, spirituale. E a me le cose troppo spirituali, io pensavo fosse una cosa leggera, un pochino frivola, tra virgolette, non che mi piacciono solo le cose frivole, però una cosa molto meno pesante, tra virgolette. I primi capitoli parla di spiritualità e se non si è spirituali, se non si crede in qualcosa, sto libro qua non è fatto per voi, nel senso, quello penso. Mi piace perché Paolo Coelho mi piace, i suoi libri mi piacciono, questo qui è il primissimo libro che ho di Paolo Coelho, ma gli altri li ho già letti, mia nonna leggeva anche Coelho, mia madre anche ogni tanto. Soprattutto anni fa lo leggeva, adesso non legge più, a parte Morelli, però comunque questo è carino come libro, non ho detto che è brutto, ma ci sono libri molto più divertenti, molto meno forti, molto meno pesanti, passatemi il termine, un po' più frivoli, tra virgolette. Quello lì comunque è bello. Poi, leggetelo. Questo qui, anche questo, l'ho comprato perché mi interessava il libro, ho visto delle recensioni, dei video della gente che recensiva questi libri, ho detto lo voglio leggere anch'io. Però è solo uno e mi sembra che questa qui ne ha fatto un altro, questa autrice, Rachel Wells. Questo libro si chiama Il gatto che insegnava a essere felice. A me piacciono gli animali, quindi sia gatti che cani, vado a nozze con i libri sugli animali. Avevo anche comprato il libro Io e Bob, che era bellissimo quel libro, l'ho anche recensito tante volte, quindi andate a vedere i video sui miei libri degli anni passati. Garzanti, bellissimo il gatto così arancione, piccolino, adoro, stupendo. Se hai paura, guarda accanto a te, sarò sempre lì perché insieme tutto torna a sorridere. Dall'autrice di Il gatto che aggiustava i cuori. Ma io l'altro libro non l'ho trovato, non l'ho comprato, quindi questo qui è il sequel dell'altro, Il gatto che aggiustava i cuori. Questo qui si chiama Il gatto che insegnava a essere felice. Felice. Quindi se io leggo questo prima di leggere l'altro non ci capisco niente, secondo me. Non so se l'altro lo troverò. Spero di trovarlo perché io voglio leggere prima l'uno e poi questo qui che deve essere il due, non so se ne ha fatti più di due, questa autrice. Comunque 16,90 euro anche questo libro, non è che costano poco i libri, tra CD e libri 20 euro, un CD 16 euro un libro, non è che si fanno i soldi anche le librerie, comunque vabbè. Il protagonista irresistibile che ha conquistato tutti, una nuova emozionante avventura. Avevo amato e perso e amato ancora un po', ma in mezzo a tutta la felicità e la tristezza c'era una cosa di cui non avrei mai dubitato. Questo gatto dei portoni era il gatto più fortunato del mondo. Mi sembra molto simile a Io e Bob come libro, come storia. Il gatto dei portoni, il gatto randagio che incontra una famiglia, diventa fortunato e diventa felice e fa diventare felici tutti. Quindi vabbè, mi interessa comunque. Spero di trovare anche l'altro libro che si chiama Il gatto che aggiustava i cuori. Ve lo consiglio perché il titolo mi intriga. Ne parleremo se vi interessa, fatemi sapere. Poi, questo qui l'ho comprato 5,90 euro e non vedo l'ora di leggerlo. Non l'ho ancora letto, sinceramente. Voi sapete, mi sembra che ho fatto un vlog quando l'ho comprato. 5 euro, ma c'è scritto 5,90 euro comunque, vabbè. Alice Basso, l'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, Garzanti. Scrivere è il suo mestiere, romanzo. I libri la sua passione, ma quello che non sa è che possono salvare la vita, come la musica, anche i libri possono salvare la vita. Bello, questo dal titolo mi interessa tantissimo. Alice Basso non la conosco, ma è nata nel 79 a Milano e ora vive in un ridente borgo medievale fuori Torino, quindi siamo anche vicine. Con Garzanti ha pubblicato le altre avventure della ghost writer Vani. Scrivere è un mestiere pericoloso, la scrittrice del mistero.
Non ditelo allo scrittore, quindi questo è il quarto libro, o il primo o il quarto libro, ne ha pubblicati altri tre. E anche qui ho solo questo di questa attrice, di questa autrice, non attrice. Però mi interessa, non ho ancora letto, ma voglio leggerle. Poi anche la prima pagina mi attira tanto, non solo il prezzo. La prima pagina, lei con gli occhi verdi, sembra proprio la scrittrice o la protagonista del libro. Poi questo titolo così grande, rosa, la scritta gialla, anche il prezzo mi piace. Un quadernino piccolo da portare anche in viaggio quando siete in treno, mi piace. Poi mi piacciono più i libri cartacei che i libri tipo sul Kindy, Kakon, Candy, non lo so, il Kirby, non lo so come si chiamano. Sono poco tecnologica, non mi piacciono i libri sull'iPad, sull'iPod, su quelle robe lì. Mi piacciono i libri cartacei, quindi questo lo voglio leggere. Voglio finire L'Alchimista, voglio leggere questo, voglio leggere Il gatto che aggiustava i cuori se lo trovo, e anche gli altri tre libri di questa scrittrice mi piacerebbe averli. E poi leggerò Il gatto che insegnava a essere felici e anche gli altri due che vi ho fatto vedere come primissimi libri da leggere. Questi sono i miei libri, ragazzi. Scusate se sono struccata, ma tanto per stare in casa non è che devo fare la sfilata di moda, quindi va bene così. A presto, fatemi sapere se voi leggete, cosa mi consigliate, se i libri che vi ho mostrato li avete letti, se vi piacciono, se non vi piacciono, se non leggete perché vi fa schifo, se preferite come me i libri cartacei o se preferite i libri sull'iPad, chi ha l'iPad o sull'iPhone, non lo so dove leggete. Se magari non leggete, perché non leggete? Che è importante leggere e fa bene. A presto.